Onorevole Mirabelli, il PD alle prese con il referendum. In questi giorni il Premier Renzi ha aperto a delle modifiche per quanto riguarda l'Italicum, ha detto però bisogna dire bene cosa si vuole fare. E ancora oggi l'ex capogruppo Speranza dice basta giocare a nascondino, Renzi deve essere chiaro, ci deve dire effettivamente cosa vuole fare. Quindi come si risolverà questo dilemma al vostro interno? Questo lo vedremo. Intanto io ci tengo a dire che trovo sbagliato lasciare intendere agli italiani che il voto al referendum sulla Costituzione è un voto sulla riforma elettorale. La riforma elettorale non è oggetto della riforma costituzionale, non sarà oggetto del referendum. Lo scopo del referendum è rendere più efficaci e efficienti le istituzioni pubbliche, è ridurre i costi della politica, è superare il bicameralismo perfetto, ridurre il numero dei parlamentari, mettere i tetti agli stipendi dei consiglieri regionali e ridurre i costi delle assemblee regionali. L'oggetto del referendum è superare le leggi concorrenti, insomma creare una situazione per cui si abbiano gli strumenti per applicare i valori e i principi che sono contenuti nella prima parte della Costituzione, che sono per molti versanti ancora irrisolti. Serve uno Stato più efficiente. Questo è lo scopo della riforma costituzionale. Il resto riguarda una discussione sulla riforma elettorale, che lo stesso Premier ha detto può essere riaperta a condizione che ci sia comunque un sistema che garantisce agli italiani il giorno dopo le elezioni di poter sapere chi governerà e che chi governerà abbia gli strumenti per poter portare a fondo fino in fondo il proprio progetto politico. Dentro questo ragionamento ci può stare tutto, si possono rivedere molte cose. Io credo che si possa riaprire una discussione sui collegi uninominali, credo che si possa riaprire una discussione sui premi di coalizione piuttosto che il premio come previsto adesso di partito, però ripeto, restando chiaro che il tema è garantire una maggioranza a chi vincerà le elezioni e chiarire chi vince le elezioni, evitando ciò che in questi anni ha contribuito a creare un'instabilità permanente in questo paese, che abbiamo pagato anche economicamente e socialmente. Senta, invece come vede dall'esterno questo impasse dei 5 Stelle a Roma? Ma guardi, io penso che i 5 Stelle a Roma devono dimostrare di saper governare e di saper risolvere i problemi dei romani. A questo sono state chiamate da una grande maggioranza di romani. Credo che i tempi siano ancora troppo brevi per dare un giudizio. Penso però che quello che sta emergendo è una forza politica che proprio sui temi su cui per anni hanno cercato di dare lezioni, scacchiglia, non è in grado di selezionare una classe dirigente e incorre in errori che, se avessero fatto altri, sarebbero diventati da parte loro oggetto di campagne diffamanti e offensive. C'è un limite oltre il quale, se dovessero esserci altre dimissioni di altri assessori, poi a questo punto la giunta sarebbe veramente a rischio e il sindaco si dovrebbe dimettere, secondo lei? Guardi, io penso che il tema non siano gli assessori, io penso che il tema sia che c'è Roma, che è una città che non può più sopportare i problemi che si sono aperti in questi anni sui rifiuti, sul trasporto pubblico. Io credo che sarà questo e saranno i romani a decidere la longevità della giunta Raggi. Il resto è comunque elemento che rende sempre più complicato per la giunta Raggi mettersi nelle condizioni di dare risposta ai romani.